up skaters, what's up haters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale. Se ti va, iscriviti, perché siamo a Barça, raga. Quale motivo migliore se non questo? In realtà siamo qua da qualche giorno, ma i primi giorni non penso che li vedrete. Ho registrato qualcosa, ma sono solo musei e non so quanto possa interessarvi dei musei, perché so che volete vedermi skateare. Infatti stiamo andando a San Sestesio, non so come si dice in spagnolo, quella roba lì, uno spot DIY famosissimo. Tra l'altro la cosa bella è che tra virgolette dietro casa più o meno, cioè io la chiamo casa ma in realtà è semplicemente il posto dove alloggiamo, e veramente non ci vuole niente da arrivare lì. Da lì si prende la metro, si va in centro, si raggiunge il Macba e qualsiasi cosa noi vogliamo. E mi sono pure scaricato una pagata 2 euro che mi dice tutti gli spot di Barcellona. Ci sta. Tra l'altro paura, non si sente niente perché qua c'è abbastanza vento, c'è un sacco di traffico. In realtà non molto, però passano auto, camion, moto. Quindi c'è il rumore di fondo. E quindi spero mi sentiate. Nel caso non mi sentiate, sottotitoli e si vola. Siamo sempre più vicini. Mancano queste strisce pedonali e saremo in uno degli spot più famosi di Barcellona e del mondo. In realtà sono l'unico skater, probabilmente perché non è l'orario perfetto, sono le 3:30 del pomeriggio, quindi fa un caldo assurdo, però io o me l'ha scritto adesso o non me l'ha scritto mai più, quindi diamo inizio alle danze, si dice così? In realtà non sono in formissima, come sempre, non ce n'è mai un giorno in cui mi vada tutto bene, perché ho super male al piede destro per il pollice, casini che non vi sto a raccontare, fa super male. Però moment, pazienza e resisto al dolore mentre skate. Vediamo cosa riesco a fare. Non so come sia venuto l'olio, però mi sono saltato sopra, quindi va bene così. Ok, ho guardato la ripresa, non era al massimo, non era un granché. Però quella roba è gigantormemente alta, cioè è alta penso almeno 80 cm, quindi quasi tutte le mie gambe. Penso di aver mai saltato su una roba alta così. Voglio andare in uno spot che in realtà è qua attaccato, ma è altrettanto famoso. Si tratta di un mega bank che penso sia un monumento, almeno andarlo a vedere. Eccolo lì. Lì c'è Sans, lo spot di Sans. Lì c'è questo mega bank che forse non potrò skateare perché vedo robe lì. Purtroppo non possiamo skatearci. Sarà per domani, dopodomani, non lo so. Ma di sicuro voglio farci qualcosa sopra, cioè almeno provare a scendere, non lo so, qualcosa, ma non posso restare senza skateare quel mega spottone famosissimo. Ora decidiamo cosa fare, di sicuro non andiamo a casa,
se andare in centro a raggiungere un mio amico, se invece continuare per la nostra strada e cercare qualche spot. Vediamo e vi facciamo sapere. Abbiamo optato per Skate Plaza. In realtà il vero motivo è quell'uomo là. Skateare in Skate Plaza con Jake. Dove sei? Dove cazzo sei? Ok, qua. Lui è Jake. L'ho incontrato qua a Barsa. Una bravissima persona. È una figata questa piazza. L'unica cosa è che non si capisce un cazzo di come devi prendere i muretti. Cioè, proprio sono stranissimi. Ci ho messo mezz'ora a chiudere un crookie. Vabbè, infatti non ho chiuso tutti quei trick da dire, oh mio Dio, però stradivertente. Pratica una piazza progettata da un architetto che è al contempo skater. Top, ve la consiglio se venite a Barsa. È vicino al park della Susadella. Sup skater? Ciao haters. Spero vi sia piaciuto il video. Domani riskateiamo. Devo trovare un SD più capiente. Domani non so dove skateiamo, però skateiamo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un mi piace, commentate con qualsiasi cosa voi vogliate. E se non ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Peace guys. Quest'uomo è com'è che sono un poco family friendly. Ma vaffanculo. Comunque abbiamo skateato con un tipo che skatea con Jocelyn, sostanzialmente. Sì. Per farvela breve. Sì, lui è tipo una bestia di Satana. Sa fare trick che io non chiuderò mai. Oh, guys.